Probabilmente questa puntata si chiamerà Bastonate a Massaciucoli, perché venire in qua senza informarsi, un po' come i vecchi tempi, potrebbe darci dei problemi. Ma l'avventura è anche questo, andare allo sbaraglio. Figa, qua è alta l'erba. Comunque sono circa 5 anni che non ci veniamo e le volte che siamo venuti, a parte una volta, avevamo pescato sempre, diciamo, dal gommone, dalla barca, insomma, l'avevamo girato un po' interno, tutti questi canali di Massaciucoli. Questo è un ambiente più unico che raro. Ebbene, porca puttana, io sono zuppo, eh? Eh sì, anche io. Vabbè. Dicevo, è un ambiente più unico che raro. Praticamente ci sono tutti questi canneti, un labirinto di canneti e... farlo dal piede è veramente veramente impegnativo, perché le zone pescabili diventano pochissime e dal piede c'è da sfruttare le poche sponde che sono adiacenti ai canali. Da Maps ne abbiamo individuate alcune. Voci dicono che i bass a Massaciucoli sono diminuiti tantissimo. Ora, se uno era abituato a prendere 30 bass al giorno, lo capiamo, considerando che noi se ne prendiamo un paio siamo più che soddisfatti, siamo ottimisti, ecco. Guarda, sembra ghiaccio, sembra. Ma dove? Guarda l'acqua qua, non ti sembra cazzo ghiacciata? Adesso capisco che sia una patina e che non è ghiaccio, però all'occhio così, cioè, mi dà l'impressione che se ci lancio un escar ci rimbalza sopra. Ma infatti guarda che è ghiaccio. No. Ma non so come sia possibile, ci sono 13 ghiaccio, gradi. Non è possibile, non è ghiaccio. Dall'angolo lì a destra probabilmente viene buono, praticamente dobbiamo puntare a quel capanno là. In questi giorni è piovuto, per nostra sorpresa, perché non ci siamo documentati prima di venire qua, l'acqua è molto molto alta e il problema, affrontandolo a piedi, gran parte degli spot hanno una muraglia di queste erbacce qua. Quando l'acqua è più bassa si creano dei sentieri con delle mini spiaggette dove uno ogni tanto può sbucare dentro il canneto e fare qualche lancio. Adesso che l'acqua si è alzata, la nostra paura è che hanno tagliato la metà di questi spot. Serve della gran fortuna come al solito. Speriamo che il buon Gesù ce la mandi buona. Ci siamo portati due canne da spinning, ragazzi, per essere il più leggeri e polivalenti possibili. Principalmente andremo con una montatura o amo piombato, comunque a Texas, con dei gamberoni, perché qua si sa, qua il gambero è regna e di conseguenza ci aspettiamo che il bass vada comunque a ingolosirsi e mangiare questa tipologia di alimento. E vediamo, sarà una pesca molto 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 di pazienza e di ricerca. L'acqua ovviamente è molto torbida, di conseguenza pescheremo completamente nell'ignoto e vediamo. Speriamo che salti fuori qualcosa. Anzi, cominciamo così. Cominciamo con una gambero e visto che siamo con il sole sta salendo, una magari andiamo a reazione, cosa dici? Sì. Quindi una gambero, cerchiamo sul fondo e una reazione magari con qualcosa top water, o un cioppo o un... sì, che un muove tanta acqua. Proviamo a muovere cerca tanta acqua, perché altrimenti ci mettiamo un botto di tempo e se poi a top water non mangiano, allora le buttiamo tutte e due a fondo. Qua ci siamo portati, qua abbiamo le rane. Anche una rana sarebbe tanta roba. Ci sono le rane, ci sono i cioppi piccoli. Questi cioppi qua sono micidiali, eh. Sì, ma perché veramente possono essere usati in mille modi. Questi sono quelli da 7,5. Va bene, quindi tu inizi a battere più acqua e io vado col gamberone. Ti devo lasciare gli spot, o almeno, vabbè, gli spot tipo quelli li devi fare te. Io sì, sì, sì. Spot tipo quelli. Bravo, bravo, okay. Sì, sì, tu batti la zona là. Siamo ok. Che poi verrebbe sempre da lanciare dall'altra parte, ma non bisogna scordarsi che il cannetto è anche di qua, no? Quindi il bass potrebbe essere anche sotto i vostri piedi. Infatti quando ci si avvicina allo spot bisogna stare sempre in silenzio. Tipo, vedi dove ho lanciato adesso? In mezzo a quei pali potrebbe essere veramente buono.
Sai qual è il discorso? C'è da essere tanto tanto precisi sugli ostacoli. Il problema è che avere questa muraglia qua, essere scomodi nel lanciare, lo so. Anche difficile avvicinarsi agli ostacoli. Lo so. Solo che se canno di pochissimo mi si aggancia là e lo butto da culo. Quindi quasi quasi potrei anche montare una rana che è teoricamente anti-incaglio e quindi... O meno, però non lo so. Sì, tu dici, se lanci laggiù in fondo... Cioè, adesso io se voglio provare a lanciare dentro quella merdaglia là, con queste ancorette qua, il rischio di agganciarsi là è altissimo. Ti dico, il cioppo secondo me, questa qua va usato, tipo, prova a fare un lancio, là dritto per dritto, più vicino al cagnetto che puoi, ma senza... È figa, sì, ho capito cosa però intendi. Comunque, questo è già un bel lancio, ma... Questo è un bel lancio, però per i primi 2 metri. Poi da metà in qua io sono convinto che non mangia niente. Lo so. Cioè mangiano per i primi metri attaccati allo Bisognerebbe fare parallelo canneto, ma com'è che si fa? Sai cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe avere una barca e continuare a lanciare lì sotto il canneto. Sì. Allora, sai cosa dobbiamo fare? Qua siamo un po' scomodi, eh. Andiamo avanti, dai. Andiamo avanti, sì. Andiamo avanti e speriamo di che là dovrebbe finire il canneto sì, e via. Sì, dai. Sì, sì. Mettiamo anche la seconda canna a fondo perché proprio 0-0-0 movimento top water. Fino non sembra, ma quando inizia a perdere fiducia nell'esca a noi non piace. Oh, magari era la mossa vincente a continuare a insistere top, però no. Mettiamo tutte e due a fondo, entrambe piombate con un bel gamberone, due belle chele e speriamo che si muovano. Ma sai cosa? Anche perché il gambero... Dato che ci sono questi ostacoli qua, e spesso gli ostacoli sono vicini, puoi tenerlo lì per tanto tempo. E poi top water è un po' un azzardo, secondo me la stagione è ancora molto fredda, non lo so, non mi ispira, non mi dà sentimento. Andiamo avanti per il canale, cosa dici? Sì, che ce n'è da battere? Sì. C'è anche da dire una cosa, Noi adesso ci siamo abituati a pescare dalla barca, però... Il movimento del gambero, cioè il bass si aspetta che il gambero cade dalla sponda e se ne va verso il centro. Anche. Come peschi anche dalla barca. Come la rana che dalla riva cadendo in acqua e va qua verso... invece stiamo pescando al contrario, quindi sì. Si complica tutto ancora di più, No, beh, chiaro. La barca o banalmente il belly è un'altra storia, Anche tutte le insenature di là sarebbe da fare, ma... Passata una mezz'oretta, ma sapevamo che sarebbe stata dura proprio a livello psicologico perché c'è poca fiducia per adesso, abbiamo poca fiducia, cioè sappiamo che stiamo pescando bene inteso come con la tecnica giusta e l'approccio giusto, ma io ho poca fiducia per adesso, te cosa dici? Anche secondo me sarà particolarmente difficile. Perché appunto io tutte le zone buone le vedo distante da noi. Esatto. Cioè se adesso io fossi in barca andrei a puntare sì, là per dire quei cannetti. Sì. Allora, io adesso farei così. Qua abbiamo capito che non prendiamo niente. Cambiamo spot. Mentre cambiamo spot con l'azione campione, perché comunque è già passata la prima parte della mattina, quindi o ci spostiamo adesso o diventa troppo tardi per il prossimo spot. Colazione dei campioni fatta, adesso proviamo il secondo spot che abbiamo individuato. Ci staremo circa un'oretta e poi, se anche qua non dovesse muoversi niente, cercheremo una soluzione per sentire una tocca oggi, perché siamo venuti qua in Toscana partendo dalla nostra amata città e non abbiamo ancora sentito niente e non va bene. Gamberone Pulse Realistic Berkeley e amo in tungsteno già piombato Savage Gear, perfetti. È vero che le speranze sono le ultime a morire, ma io sinceramente cambierei, cosa dite? Ci inventiamo qualcos'altro, non so cosa, ma mentre torniamo in su ci fermiamo in Versilia e vediamo cosa succede, perché qua la situa è magra.
Situazione, ragazzi, a dir poco drammatica. Mi ha fatto un bel po' di lanci. Mi hanno provato, riprovato, sondato l'altra sponda, la sponda vicino a noi, lanci lunghi il canneto, paralleli, perpendicolari, parallelepipedi, trapezi, di ogni, ma niente. Niente per niente. Quindi ci dobbiamo inventare qualcosa. Adesso vediamo. Ma solo per sentire una tocca, magari, ma anche non di basso, magari neanche di un cavedano. Siamo a metà giornata, mentre ci spostiamo su verso l'Emilia Romagna, magari ci fermiamo in Versilia a vedere se per qualche canale qualcosa succede. Noi non siamo degli sprovveduti, abbiamo anche delle Salomon, che sono delle scarpe comunque in Gore-Tex, però attenzione sempre alla rugiada. Adesso vi facciamo vedere anche il perché di stare attenti alla rugiada. Figa la rugiada, guarda che... è una bella rugiada, sì. Attenzione alla rugiada, ragazzi, perché... le zuppie, Tappa al parco della Versilia. Vediamo. Qua ci abbiamo pescato qualche volta di sfuggita. Però io ci sono già stato, Vincenzino no. E quindi vediamo se sarà una bella scoperta. Bello però. Qua sì, pensa che qua siamo, qua siamo fuori, poi si entra dentro, però tutto tenuto bene, qua ci tengono, qua ci tengono. Sì, si vede che hanno cura del dettaglio. Sì. Merda, non ho già visto uno. Ce l'ha un po' velata, però sì. O si va in quella direzione, o se no si va in quella di là. Però com'è la prima sensazione? Bello, perché se c'è del pesce, a parte che si vede e quindi la già speranza sale, e poi perché ci sono proprio delle buche che te vedi proprio degli spot. Ti direi, facciamo una camminatina e vediamo cosa vediamo, se vediamo qualcosa. Ci sono dei cavedanoni. Guarda qua, Madonna. Guarda quello lì, Hai capito? Guarda quelli che passano. Sì, quello lì. Anche una carpa. Ci sono dei cannoni assurdi. Adesso bisogna capire davvero come farli mangiare, perché questi qua, soprattutto i cavedani, sono strafurbi, ma proprio strafurbi. Io li ho sempre presi a top water. Comunque lo sapevo che ti si raccendeva le speranze venendo qua. Sì. Beh, andiamo avanti. Servirebbe una micro top water, non abbiamo un cazzo, Micro sì, ce li ho. Cosa c'è il micro top water? C'ho le mini creature della Berkeley, quelle creaturine piccoline, montiamo, rosa. Montiamo, queste. Ah, ho capito, però non... sono micro, sì, secondo me sì, non batte con un grammo, ce li abbiamo, però non è tutta roba, non da top water. Facciamo quindi una canna gulp classica, la piombiamo con un... quanto ci hai messo? Un 3 grammi? Una un 3 grammi e l'altra giusto per... E l'altra invece siamo un po' sottodimensionati con l'esca, perché comunque abbiamo delle canne un pochettino più pesanti, perché appunto veniamo da Massaciuccoli. Però proviamo lo stesso, magari con usandolo un po' come fionda, lanciare qualcosa di un po' più micro. Sicuramente questi non mangeranno, però magari insidiamo qualcos'altro. Tipo qualche basso, qualche lucetto, qua dovrebbero esserci. Vedi che si avvicinano. Dov'è? Più avanti da te. 5 metri più avanti. Aspetta, sei davanti. Quello è un bel basso, È un bel basso. Perché anche qua, se non troviamo il modo, la chiave, Qua ragionano tutti i pesci, ragionano tutti con la stessa testa. Non è che cercandoli lui ci trovi quello attivo. Secondo me tutti hanno fame allo stesso modo, no? Mm. Il pane lo stiamo finendo. Se vogliamo provare qualcuno ancora col pane, facciamoci. No. Ma secondo me non è il pane. No. Oh, una mollica di pane con un lame piombato che rimane attaccata al fondo. Mm. Non il pane a gallo, il pane sul fondo. Mm. Grufola. È che io voglio finirlo il panino. Te?
No, su quello qua, su quello qua, tengo su quello qua, va bene. Dici? Però se funziona, sono un genio. Diranno, ma cazzo fanno, si filmano mentre mangiano un panino? Si filmano mentre mangiano un panino sulla panchina? Che poi stessero parlando, cioè, capito? Quindi loro passano, vedono due in silenzio, così. Che mangiano un panino, che mangiano un panino in silenzio. Adesso, diciamo che ci crediamo all'1%, se stamattina ci credevamo al 100%, ma non dobbiamo smettere di crederci, quindi una canna la teniamo sempre a gomma, l'altra rana, vogliamo vederlo venire su dai fondali del canale della Versiglia. Neanche a rana sta funzionando, gomma niente, ci ignorano tutti. Ora Vincenzino ha l'ultima idea, lui convintissimo. Io un po' meno, ma proprio più che altro perché ho proprio perso completamente le speranze. Poi comincia a sediare con caldo, che insomma non è che si goda. E vediamo se la sua idea funziona. Oh, ragazzi, in preda alla disperazione, amo piombato con il pane. È una... Aspetta, no, a parte gli scherzi, c'è una carpa davvero. Attenzione, funziona, va a fondo. Cioè, la mia idea è quella di... un amo piombato con un pezzettino di pane. Ecco, c'è passato davanti. Gira. Se vediamo che la carpa sta gruffolando a monte, gli lanciamo a monte. Quando arriva che gruffola, magari vedendo il pane mangia. Però io ci credo, capito? Sta andando in su. Sai dove c'ho il pane? Sì. L'ha mangiato, Cazzo. Guarda, l'ha mangiato, hai visto? Quindi l'ha funziona. Mangiato. No, te lo giuro, l'ha mangiato, dammi il pane. Pane, perché non l'ho visto più, dammi il pane. Mi tremano le mani. Che fa cadere, proprio è stata una giornata che stiamo... Ha funzionato. Secondo me, sai cosa, come l'hai innescato, devi stare attento che riesci a farla ferrata. No, se me lo mangia, se me lo assorbe è fatta. È che ero un po' indecisa, riprovo con quella lì. Sempre. Ma dov'è? È sempre lì. L'ha assorbito, l'ha sputato. Lo mangio e lo sputa, però c'è, dov'è il pane? Ci siamo, è terzo tentativo. Momenti di tensione assurdi, perché lo mangio e lo sputa, due ferrate andate a vuoto, adesso vediamo, comunque sto brufolando, è piccolo, però dopo una giornata così, cazzo, un pesce ce lo meritiamo. Ho paura che lo sputa perché magari sente il peso dell'amo, capito? Ce l'ha! C'è il cozzo! C'è! È una tinca! C'è. Cazzo, è una tinca! No! È una tinca, ragazzi! No, ragazzi, incredibile! È una tinca! Figa, è una tinca, grande Vincenzino! Partire da Massacciuccoli e arrivare in Versiglia a catturare una tinca. No, è incredibile. La sintesi: serviva un'esca da car fishing, non avevamo niente perché siamo partiti per andare a Massacciuccoli, però avevamo i panini. No, ragazzi, incredibile. Cioè, questo pesce lui non lo sa. Quanti chilometri a piedi in macchina e quanti lanci abbiamo dovuto fare. Sì. E quanto abbiamo dovuto lottare per questo pesce. Per sì. Arrivare fin qua stamattina, chi se lo sarebbe immaginato? E tra l'altro una tinca, signor tinca. Prima tinca della nostra vita, oserei dire. Sì, io non sapevo neanche come era fatta una tinca. Cazzo. Un bel pesce con delle pinne bellissime. Guarda come sana. E una tinca, no, bella. Bella, bellissimo.
quanti chilometri ci ha fatto fare questo pesce. Sì. Assurdo. Ma bisogna crederci sempre. Bisogna crederci sempre, ragazzi. Eravamo cotti, eh? Eravamo sfiniti. Eravamo sfiniti, ragazzi. Ma non torniamo a casa mani vuote, no. Rilasciamola, ragazzi. Perché questo pesce ci ha regalato un sogno. Eccoci qua. E se ne va. Se ne va, ragazzi. Che sogno. Grande Vincenzino. Che grande. Sogno, ragazzi. Questo pesce ci ha insegnato qualcosa. Ci ha insegnato che non bisogna mollare. Ragazzi, è una frase fatta, talvolta fa ridere perché sembra quasi una presa in giro, ma oggi abbiamo mangiato della gran merda, non ce lo meritavamo di tornare a casa a mani vuote, non ci meritavamo di far saltare il video. Grazie Tinka. Grazie Tinka, figa, ne ho sentite, ma grazie Tinka. Ora, sono quasi le tre. Sarebbe ora di tornare, però due lanci li facciamo ancora, eh? Due lanci li facciamo ancora. Il problema è che ci è rimasto questo culo di pane, ragazzi, che è il culo del panino di Vincenzino, no? Che prima, mentre mangiavamo, abbiamo detto: chi sacrifica il culo del panino? L'ha sacrificato Vincenzino, perché Vincenzino era quello che credeva più in questa tecnica. Non abbiamo inventato l'acqua calda, attenzione, abbiamo provato a ingegnarci. È quasi ovvio che qua il pane piace, perché sono pesci che sappiamo che si nutrono un po' di tutto, soprattutto di pane. Poi qua, essendo in un parco, la gente passa, butta il pane, è normale. Solo che Top Water avevamo provato a lanciarcelo mentre passeggiavamo prima, non lo ignoravano, e quindi ha funzionato a fondo con un aneddoto piombato e il pezzettino di pane. E devo dire grazie Tink, bravo Vincenzino, devo ammetterlo. Quindi, una giornata partita a Bass, a Massacciuccoli, con amo piombato a fondo con il gamberone, finita nel parco della Versilia a prendere una tinca. Grazie Tinka, ragazzi, l'ha già detto Vincenzino, una frase fatta, ma oggi per noi ha funzionato, crederci sempre. Alla prossima avventura. Ignorant Fishing.